Napoli mille colore. Napoli mille paure. L'Institut Français de Naples Grenoble con Marcel Padovani, che ha presentato il suo libro Les Napolitains, che è il primo di una collana di popoli che sui libri raccontano le città, le etnie. Cosa ci racconta di Napoli e dei napoletani in questo libro? Beh, ci racconta una città, una popolazione assolutamente originale che io ho vissuto come il concentrato della civiltà occidentale. Credo che i napoletani hanno, grazie alla loro capacità a trasformare la sofferenza in cultura, hanno, come dire, sintetizzato tutto quello che sono, tutte quelle che sono le nostre interrogazioni sul destino, sulla vita, sulla morte. I napoletani sono riusciti a farmi capire che c'è un relativismo totale dei concetti, che non c'è un al di qua e un al di là, ma delle comunicazioni, che non c'è il sacro separato dal profano, che non c'è una frontiera così precisa fra legalità e illegalità, almeno le piccole illegalità. Dunque, Napoli è stata una scossa vivificante per una che viveva da tanti anni a Roma e che non aveva avuto né l'idea né l'intelligenza di tuffarsi in questa realtà. A proposito di questa commistione tra sacro, profano, legale e illegale, c'è un suo collega, Italo Pardo, antropologo, che ha parlato di strong continuous interaction, cioè un'interazione forte e continua appunto tra questi elementi che lei ha sperimentato proprio qui sulla... Li ho sperimentati attraverso delle persone, attraverso delle esperienze, dunque non è una riflessione teorica, una riflessione astratta, una riflessione filosofica, è una specie di contatto diretto con delle realtà, con delle persone che vivono direttamente questo modo di essere. E poi ha parlato di click qui a Napoli. Allora, le click sono l'aspetto negativo della creatività napoletana, perché queste click, ho incontrato talmente persone, personaggi e realtà virtuose che fanno delle cose straordinarie, ma ognuna separata dall'altra. Autoreferenziale. Esatto, come dei compartimenti stagni che a un certo punto ho definito un po' click e un po' monadi di Leibniz, per dire dei mondi separati, e che se si mettessero tutti insieme potrebbero fare la rivoluzione. Sono un po' figlie di quella rivoluzione della Repubblica Partenopea che molti studiosi intellettuali dopo condannarono come autoreferenziali, e per questo motivo era fallita appunto qui a Napoli quella rivoluzione. Perché non aveva rapporti, se non conflittuali, con la città, con la plebe, con la gente, per dirla in parole semplici. Rimanendo sull'attualità, lei ha parlato di sofferenza che si tramuta in bellezza, in creatività, in poesia e cultura. E quale migliore esempio del nostro compianto Pino Daniele, che lei ha sicuramente seguito questa settimana di funerali e di commemorazione. Cosa pensa di questo figlio di Napoli? Cosa ha trasmesso anche in Francia, magari, se c'è? No, Pino Daniele ha trasmesso l'idea che Napoli è capace di cultura, è capace di creatività, per gente che non lo sapeva, perché altri lo sapevano, e ha dato una specie di dignità anche alla popolazione napoletana con le sue canzoni e la sua creatività. Ha dato anche, purtroppo, non lui ma i suoi, come dire, le sue famiglie hanno dato un pessimo esempio di come anche lì gli interessi separati, le click che le tornano, i familismi, il familismo amorale ha fatto i suoi danni.
consolato francese con il console Christian Timonier per la presentazione del libro di Marcel Padovani, che parla di Napolitain, che è un tema a cui il console è piuttosto affezionato, vivendo qui a Napoli la realtà culturale, sociale. Sì, questo libro è un libro un po' eccezionale perché viene da una giornalista eccezionale, che è un po' una leggenda del giornalismo francese, che dopo gli anni '80 vive in Italia, è la corrispondente del Nouvel Observateur, che è un magazine di grande qualità e di grande autorità, e ha seguito la vita politica italiana, ma ha un amore speciale per Napoli, e non solamente Napoli, perché c'è una letteratura di viaggio molto importante anche in francese, ma questo libro è un libro di intervista e anche di impressione sulle interviste, e che è un po' la mosaica, rappresenta la mosaica di Napoli, una mosaica soggettiva, ma che anche un omaggio al senso della creatività, al senso della libertà e alla particolarità di Napoli. E questo libro sarà molto importante, penso, per fare capire non solamente Napoli la città, ma la Napoli d'oggi e tutte le persone, delle più semplici al presidente napoletano, che hanno partecipato a questo libro. Forse i veri tesori di Napoli sono i napoletani. È proprio lo spirito napoletano. Qui con Marino Niola, professore di antropologia all'Università Suor Orsola Benincasa, per la presentazione del libro di Marcel Padovani, Les Napolitains. I napoletani visti da una francese come sono? È una storia antica quella dei napoletani visti dai francesi. Stendhal, Victor Hugo, Dumas. Si può dire che nel corso del tempo i napoletani hanno imparato a conoscersi e a guardarsi con gli occhi dei francesi, che ci hanno fatto vedere delle cose di noi che spesso noi non riuscivamo a vedere. Questi punti di contatto tra Francia e Napoli, dove si, a livello antropologico, etnologico, dove si rintracciano? L'amore per la cultura, per la bellezza e per la libertà. Grazie.